Amici di Voci da Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore. Al centro di questa puntata è il tema dell'immigrazione e dell'integrazione. Nei giorni scorsi a Bello Sguardo è stato presentato uno speciale calendario Mater che ritrae le donne, le madri, i migranti, ospiti dei centri d'accoglienza sul territorio. Una bella iniziativa alla quale ha preso parte anche Don Vincenzo Federico. Abbiamo voluto raccontare l'esperienza di accoglienza che stiamo facendo in questi comuni della Valle del Calore, Bello Sguardo, Sacco, Roscigno, Rocca d'Aspide, l'esperienza straordinaria dell'accoglienza di persone che provengono da paesi dove ci sono guerre come la Siria, l'Eritrea, dove ci sono siccità, la Somalia, il Corno d'Africa. Ecco, abbiamo voluto esprimere la vitalità che questi paesi hanno offerto a queste famiglie, a questi nuovi cittadini che si sono insediati in queste comunità piccole ma dignitose, piccole ma ricche di umanità, a tal punto da far sentire queste persone non più straniere ma nuovi cittadini. Questa strada ha permesso insomma di evitare anche la ghettizzazione di queste persone che arrivano, ma che arrivano da anni, però è per la prima volta negli ultimi anni che si segue questa strada, cioè l'integrazione reale. Queste persone entrano proprio a far parte della comunità. Sì, i progetti SPRAR si caratterizzano proprio per questo, perché sono piccoli progetti che consentono l'accompagnamento, la cura delle persone, l'inserimento all'interno della comunità, la conoscenza della lingua italiana, l'inserimento scolastico dei bambini, l'opportunità di offrire dei percorsi di tirocinio formativo per i genitori, le mamme che imparano il cucito e anche la nostra cucina. Ecco, questa è la vera accoglienza, la vera integrazione, la vera scommessa e potrei dire anche la vera ricchezza che questi paesi stanno vivendo. Alla base di tutto c'è una grande umanità, credo, di queste persone che accolgono chi viene da fuori, però naturalmente c'è bisogno di rivedere il processo di accoglienza, perché insomma qualcuno, e parlo naturalmente a livello nazionale, non vede di buon occhio l'arrivo di queste persone. Ma contro la realtà non si può andare, la vita non la si ferma, non la si argina, la vita non la si contiene mai, la vita vuole, desidera essere semplicemente vissuta. Noi non abbiamo paura di nulla, l'altro non ci fa paura. Queste comunità hanno voluto proprio in controtendenza testimoniare proprio questo, che l'altro non è un avversario ma l'altro va conosciuto, anzi sono fatto per conoscere. Come vede il futuro dell'integrazione? Ma estremamente positivo, soprattutto nelle piccole realtà. Dove il problema è scoppiato? Lì nei contesti urbani, periferici, dove c'era già un disagio sociale, c'erano già delle criticità sui territori, l'ingresso di queste nuove persone non ha fatto altro che aumentare la fatica, aumentare il disagio, creare contrasti, e quindi questo, come dire, ha degenerato e ha creato molta fatica. Ma nelle aree interne, nelle piccole comunità, questa è la via vincente, questa è la via nuova, questa è la strada da percorrere. A fare gli onori di casa il sindaco di Bello Sguardo, Gioppino Parente. Certamente stasera noi abbiamo fatto un incontro per presentare il calendario, ma soprattutto per ribadire a noi stessi come comunità che siamo stati capaci di costruire un feeling sull'accoglienza, ricordandoci che siamo un paese che da sempre è accolto e di conseguenza nessuna paura, ma capacità di integrare, di sfidarsi, di andare avanti, cogliendo, diciamo, in questo anche un'opportunità di crescita per la nostra comunità. Una sfida anche combattere contro magari l'iniziale diffidenza del territorio stesso. Sì, ma il problema è vero, quando noi abbiamo presentato l'iniziativa alla nostra comunità abbiamo detto: ma noi siamo nella condizione di avere paura di 30 nuovi immigrati,
Cioè, dobbiamo aiutare la nostra gente a ragionare, perché i messaggi che arrivano sono profondamente negativi e sono sbagliati, perché negano una tradizione, una cultura che è proprio tutta quanta basata sull'accoglienza. Quindi più siamo capaci noi di dimostrare, di avere una visione positiva di questi fenomeni, più la comunità segue. Ma d'altronde noi perché dovremmo rimanere ancora una volta ad osservare i cambiamenti epocali? Quindi siamo nella storia, certo ci saremo come piccola comunità, senza nessuna presunzione, ma sapendo che possiamo dare anche noi il nostro contributo e ricevere da questi contributi. Il successo è stato proprio l'integrazione, cioè far sentire queste famiglie parte di questa comunità, non ghettizzarli, perché naturalmente il rischio poteva anche essere questo. No, la scelta vincente è stata quella di ospitarli in famiglie, in case, in vie, senza concentrare da nessuna parte, in maniera tale che le famiglie da subito hanno avuto la possibilità di incontrare l'altro, di avvicinarsi, di capire, di comprendere e soprattutto di costruire percorsi non tanto caritatevoli, che pure sono necessari, ma di solidarietà, che è un qualcosa in più della carità. Si lotta anche contro lo spopolamento, anche questa è una strada. Ma questo è soprattutto un tentativo, la mia fantasia o visione è quella magari se riuscissimo a creare qualche impresa in cui ci siano i nostri ragazzi e questi che arrivano, perché no? Cambiando argomento sindaco, tempo anche di bilanci per lei, no? Che bilancio può tracciare? Ma io sono estremamente fiducioso, le cose che avevamo deciso di fare non le abbiamo raccontate, ma una volta tante le abbiamo fatte, quindi quello che avevamo promesso alla nostra comunità di cambiare sotto gli occhi di tutti quanti, abbiamo fatto delle cose veramente straordinarie, anche questo progetto di accoglienza in cui Bello Sguardo è capofila insieme ad altri comuni, è un qualcosa che sta in un percorso di crescita in cui noi crediamo. C'era anche il sindaco di Sacco, Franco Latempa, che naturalmente ha parlato di integrazione, ma si è soffermato anche su altre tematiche quali la viabilità e la promozione turistica. La nostra comunità si è dimostrata subito disponibile ad accogliere queste persone che arrivano da un mondo lontano con tante difficoltà e credo che questo loro coraggio deve dare a noi la forza non solo di accoglierli ma anche di cercare un percorso condiviso per trovare un futuro migliore anche per le nostre comunità. Infatti è un'occasione anche per far fronte, tentare di far fronte allo spopolamento che queste comunità inevitabilmente vivono. Beh, il mio paese è un paese oramai che ha vissuto il fenomeno dello spopolamento in maniera devastante, è uno dei comuni che ha avuto il più alto indice di spopolamento, che ha dato molto a tanti paesi in Europa, anche nell'Italia stessa, abbiamo tantissime comunità nelle Americhe, New York, Brasile, eccetera. E questo, dicevo, potrebbe avere un senso, quello che dicevo anche nell'intervento pubblico che ho fatto era proprio questo, nel senso che è quasi una specie di compensazione del fenomeno migratorio. Vedere qui delle madri con dei bambini in un paese dove la natalità è quasi zero non è solo una gioia, ma anche una speranza per il futuro. La speranza viene anche dal miglioramento delle infrastrutture, sindaco, e si sta lavorando, lei con la sua amministrazione sta lavorando anche per quanto riguarda la viabilità. Parlare di infrastrutture insomma mette un po' in difficoltà perché qui c'è stata una regressione. Io vivo, la mia comunità vive un isolamento oramai da 10 anni con l'interruzione della strada 342, dove un'incapacità non solo politica ma anche e soprattutto burocratica, quello che chiamo io la mucillagine burocratica, ha impedito in questo grande lasso di tempo, cioè oltre 10 anni, di fare l'intervento giusto per mettere in sicurezza il costone roccioso. Ricordiamo naturalmente che anche la provincia sta prestando particolare attenzione a questo importante progetto fermo, come lei diceva, da anni. Sì, con la provincia abbiamo intrapreso un percorso da un anno e mezzo circa e diciamo che adesso siamo nella fase di affidamento del servizio di progettazione. Tra qualche settimana, forse per fine mese, inizio aprile, questo affidamento ci dovrà essere e poi dopo, una volta affidato l'incarico di progettazione, si passerà alla progettazione definitiva e quindi esecutiva, sperando che all'inizio del prossimo autunno si possa entrare già nel percorso, nell'iter per l'affidamento dei lavori e risolvere effettivamente questo problema che ci è costato molto come comunità, insomma, la nostra comunità. Un'ultima considerazione, si stava lavorando anche per la promozione turistica perché Sacco naturalmente ha risorse paesaggistiche straordinarie, ma non solo. Beh, noi abbiamo fatto
poco ma tanto come amministrazione. Appena arrivati abbiamo detto dobbiamo riqualificare il centro storico e dobbiamo cercare soprattutto di riqualificare e valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche ed artistiche. Ci siamo dati da subito da fare la sorgente del Sammaro, che era un po' dimenticata a se stesso. Abbiamo già cominciato a costruire delle infrastrutture, quindi abbiamo ripreso la sentieristica. Poco tempo fa ho incontrato di nuovo il presidente del Parco Pellegrino, che ha preso un impegno anche dal punto di vista economico per far fronte alle spese, per rifare, per riattare, per rendere più fruibile le sorgenti. Abbiamo le bellissime bellezze architettoniche per quanto riguarda artistiche, per quanto riguarda Sacco Vecchia, anche lì abbiamo fatto numerosi interventi e stiamo facendo invece anche un'opera di riqualificazione del paese, dove ad esempio ci sono dei punti un po' dimenticati, un po' noi cerchiamo di intervenire, di valorizzare tutte le parti del paese, cominciando a fare proprio delle piccole cose, perché io credo che poi si deve partire da quello, dalla quotidianità e dalle piccole cose, per cercare poi di fare qualcosa effettivamente di significativo per le nostre comunità. In chiusura di questa puntata voglio ricordare che il calendario Mater è stato realizzato dalle cooperative sociali Tertium Millennium, Il Sentiero e L'Opera di un Altro. Vi ricordo naturalmente che potete rivedere questa puntata di Voci dal Cilento sul nostro sito vocidalcilento.it. Grazie per l'attenzione, a presto!